Giornata lucchese per la candidata capolista del Partito Democratico al Parlamento europeo, Simona Bonafè. Considerata il braccio destro del Premier Renzi, la Bonafè ha incontrato a Castelnuovo Garfagnana i rappresentanti locali delle istituzioni, tra cui il senatore Andrea Marcucci, l'onorevole Raffaella Mariani e i candidati sindaco Andrea Tagliasacchi e Mario Puppa. Occupazione, semplificazione delle pratiche e rilancio dell'economia. Sono questi gli argomenti più cari al PD che da questa tornata elettorale si aspetta molto. Questa tornata elettorale mi aspetto un grande risultato del Partito Democratico. Intanto un grande risultato perché siamo una forza credibile che sta portando avanti un progetto ambizioso di riforme in Italia proprio per essere più forte in Europa. E poi perché una bella vittoria del Partito Democratico in Europa può permettere anche all'Europa di cambiare verso, di avere più parlamentari che interpretino la nuova linea dell'Europa, che non è più quella dell'austerity, ma che è quella dello sviluppo, che è quella del salvafamiglie più che salvare gli stati. Quando le si chiede se questo voto possa essere considerato una sorta di test di verifica per il governo Renzi, Simona Bonafè risponde così. Ma il test di verifica per il governo Renzi è la realizzazione delle riforme che ha avviato, che sono riforme importanti perché vanno a incidere non solo sulle istituzioni, ma anche sulla pubblica amministrazione, sul sistema economico, sul lavoro, prossimamente anche sulla giustizia. Per cui quelle sono riforme che il Paese si aspetta e che l'Europa di fatto insomma, ci chiede. Il tour della Bonafè è proseguito poi a Barga e a Capannori.